Perdonami, ma qui non si è fatta menzione del fatto che in Parlamento c'è anche un'opposizione e l'opposizione, a parte Forza Italia, che ormai insomma, abbiamo visto nel paese sta ai minimi storici, c'è un partito in grande ascesa che è quello di Giorgia Meloni e la Lega, che ricordiamolo è ancora il primo partito in Italia, che è fortemente contrario al Sì, MES. Cioè, quindi non è solo il Movimento 5 Stelle che ha tutte le ragioni, perché se gli cade anche questo capisaldo, dopo che gli è caduto l'uno vale uno e il vincolo di mandato e tutta una serie di altre cose, se abdicano anche al MES, voglio vedere, insomma, prima Antonelli si parlava di scissione, io non credo che ci sarà nessuna scissione, perché l'unico, diciamo, che è movimentista, fra virgolette, all'interno del movimento è Di Battista, abbiamo visto che è andato a sostenere la Raricchia, no? Poi invece ha vinto Emiliano, quindi io non credo che ci sarà una scissione, però, ripeto, se cade anche quest'ultimo capisaldo, io la vedo molto dura. E ripeto, nessuno ha parlato di opposizione. Signori, il MES va votato in Parlamento. In Parlamento ci sono. Io capisco che Conte in questi mesi abbia deliberatamente ignorato il fatto che in Italia, in una repubblica parlamentare, ci sia un'opposizione che si chiama Fratelli d'Italia e Lega e Forza Italia. E appunto, ripeto, a parte Forza Italia, gli altri due sono assolutamente contrari al MES. Parlavi di stigma. Nessuno qua ha detto qual è la stigma vera, è la troica, che ne dica il governatore Visco e non so chi lo intervistava, francamente non so la signora chi fosse, che È una diceva no, giornalista della stampa che ah intervistava ok, il scusate la collega, governatore, no? sì. Scusate l'ignoranza, non avevo mai visto, insomma, la collega, e la collega che dice che la troica non esiste, no signori, a casa mia la troica esiste, non è solo la BCE, allora la troica è formata da BCE, Fondo Monetario Internazionale, FMI e la Commissione. Ecco, ora magari la BCE si è tirata fuori e il Fondo Monetario pure, la Commissione rimane e i paletti, la Commissione Europea, e i paletti che ha posto la Commissione ci sono e come. Poi è chiaro, la condizionalità è una condizionalità fra virgolette light, meno stringente del famoso Fondo Salva Stati usato per distruggere, perché usiamo questo termine, l'economia greca, perché quello è stato, c'è stato un saccheggio da parte della Germania, della Merkel, che adesso si è data una calmata, ma all'epoca insomma era un bel falchetto, lei e tutti gli Sì. altri insomma. E voglio dire, questa è la stigma, è la memoria di quello che è stato fatto dalla Troica nei confronti del debito greco. E quindi adesso che mi venissero tutti a elogiare il MES come fosse la panacea di tutti i mali, francamente, Insomma, noi questo abbiamo già MES mi risolto. pare che ogni volta che si tocca se ne parla, si evoca, No, ma come vedete, no, divide, nel senso è tutto legittimo, però come dire, è una vicenda poi che prima o poi bisognerà affrontare in un senso o nell'altro, io lo dico in maniera molto, con grande pragmatismo, però voglio vedere Conte come ne è. prima o poi una parola definitiva su questo andrà detta, non lo so, È non questo spetta a me, l'importante. spetta al governo e al Voglio vedere Conte Parlamento. come ne è. Voglio vedere Conte come ne esce, perché appunto invece Vediamo, c'è una Conte forza di peraltro è maggioranza. stato il più prudente perché ha spesso detto poi sarà il Parlamento a deciderlo, no? Mi Ma pare. sai, Conte in questo è molto bravo, Andrea, sulle situazioni scivolose è molto bravo a planare e a districarsi l'avvocato Conte, di questo gliene va dato atto. Allora Grazie. posso? Posso? Adesso torno da voi. Intanto, no, dunque, la giornalista che intervistava Visco è Tonia Mastroboni di Repubblica. Ecco, così lo diciamo Ok. in maniera corretta. Sono andato a Salutiamo la collega. verificarlo. No, siccome l'avevi tirata in causa, così sappiamo chi ha intervistato il No, no. governatore ieri.